Vorrei ribadire un ringraziamento ai cittadini, agli operatori economici che magari qualcuno si sarà anche arrabbiato, eccetera, però hanno avuto comprensione e quindi la collaborazione, l'impegno di tutti aiuta sempre a superare le criticità. Così come voglio ringraziare anche il Comune di Pesaro e la Protezione Civile perché ci hanno aiutato, noi abbiamo messo in campo autovoti con acqua potabile, tutta l'acqua minerale che siamo riusciti a recuperare sul mercato abbiamo messa a disposizione. Le rotture nelle condotte succedono, era dal 2012, quindi 10 anni è la prima volta, ma una volta solo, che è successo una rottura in 2 giorni consecutivi che ci ha messo in crisi. Perché ci ha messo in crisi? Ci ha messo in crisi perché con la rottura di martedì, che abbiamo riparato in tempo brevissimo e i cittadini non se ne sono accorti nessuno, abbiamo però, voglio dire, abbassato il livello del serbatoio e conseguentemente ieri con la seconda rottura, abbiamo avuto il livello più basso del serbatoio e quindi siamo andati in crisi perché si è svuotato. Le riparazioni sono state veramente rapide, ieri sera alle 7:30 i colleghi avevano già finito le saldature, ma essendo una condotta lunga 27 km, ovviamente il riempimento è lento, anche perché comunque i principi idraulici dicono che non bisogna aprire velocemente, perché sennò parte il colpo d'ariete e produce altre rotture, conseguentemente l'acqua è arrivata al serbatoio di San Gaetano verso le 11:30, 23:30, verso mezzanotte, grosso modo. Quindi siamo consapevoli che il disagio c'è stato, ripeto, era 10 anni che non succedeva, speriamo che torni a essere la stessa frequenza. Che cosa pensiamo di fare? Sicuramente nel breve abbiamo già da un po' di tempo valutato la necessità e l'opportunità di potenziare e migliorare le capacità di riserva del serbatoio di San Gaetano, che è l'unico di peso, quello grosso, per avere maggiore autonomia qualora succeda un'altra volta una situazione del genere, quindi non andare in crisi a livello immediato. E ovviamente la prospettiva deve essere quella di trovare le risorse per andare a sostituire questa condotta che risale comunque agli anni 70. Quindi è una condotta importante. Però è chiaro che questi 27 km danno sicuramente respiro a tutta la città a Pian del Bruscolo, però si aggiungono a tutti gli altri 5.000 km di rete che abbiamo abbastanza obsoleti da cambiare. Sicuramente richiedono ingenti risorse e io spero che già dal recovery plan ci siano disponibilità, come è apparso anche su Sole 24 Ore, per il potenziamento e la bonifica delle reti in funzione della riduzione delle perdite e conseguentemente pensiamo e speriamo di riuscire ad accedere a questi finanziamenti, ma sicuramente non basteranno, anche perché vorrei ribadire che non abbiamo solo le reti acquedottistiche, abbiamo tutto il tema dell'approvvigionamento, poi abbiamo anche tutto il sistema fognario depurativo che assorbe risorse importanti, insomma, ecco. Basti solo pensare che nella città di Pesaro in questi 7-8 anni abbiamo investito oltre 25 milioni di euro sulla depurazione e sulle fognature. Però oggi Pesaro è depurato al 100% e la bandiera blu non è più un'opzione, o comunque una scommessa, ma è una certezza.